Buonasera. Per vari motivi, quasi tutti casuali, questo intervento, questa lezione, questa cosa non sarà, anzi non è molto puntuale, nel senso che non è quasi per nulla su Kieslowski. Di Kieslowski poi vedrete il film più noto e diciamo quello che lo ha più, il primo grande film di Kieslowski è ritenuto da tanti, da molti, da troppi, da tutti noi anche, anche se si può ritenere più importante e innovativo, che so, il Decalogo, oppure più infinitamente bello, Bietzconcia, appunto, Senza fine, uno stupendo film di fantasma amoroso, oppure la trilogia di colore rosso, bianco, blu, oppure alla fine anche la doppia vita di Veronica, naturalmente. Però il caso è così programmatico nel titolo che, come dire, merita di solito di essere, o sopporta di essere, il punto di partenza di qualunque discorso sul cinema di Kieslowski e sul caso in Kieslowski, cose che vengono spesso fatte un po' sbrigativamente oppure così sentimentalmente, evidentemente coincidere. Comunque il caso lo avete dopo e quindi lo potete vedere. Io l'ho rivisto in questi giorni, dico in questi giorni perché è stata una peripezia cercare di vederlo. E così come l'ultima delle cose casuali è stato l'altro giorno, ieri l'altro notte, prima di partire per Parigi, dove dovevo andare anche, lo dico, sono tutte cose personali, ma sono tutte legate a dei casi di cinema poi. E ho visto, dico, bello, c'è il colore blu, e mi sono accorto solo proprio al momento di cercare di aprirlo, che stavo cercando di aprire e che avevo preso Le colline blu, un film di Monty Hellman. Avevo proprio letto Il colore blu, invece Le colline blu, che poi è Ride in the Wind, è uno dei due western con Nicholson girati da, nel 67, da Monty Hellman. E qua ci sono solo tre righe, che però è bello perché dice tre cowboy, praticamente una variazione su Three Bad Men, una variazione su un tema che esiste dagli anni 10 nel cinema western americano. Tre cowboy intraprendono un lungo viaggio in cerca di fortuna, e qui mi fermo perché poi naturalmente invece sono sfortunatissimi, vengono scambiati per fuorilegge, eccetera, eccetera. E, vabbè, quindi questo messo da parte. Non è del tutto messo da parte perché l'ultimo film di Monty Hellman, se qualcuno è stato a Venezia lo ha visto, The Road to Nowhere, è un film potentemente diciamo in connessione con il fantasma del caso, e tanto che vi volevo dare come titolo, nessuno ne ho scritto perché il titolo era imposto, cioè, il cinema di Kieslowski praticamente, ma un titolo che volevo dare subito dopo aver visto il film a Venezia era proprio Il fantasma del caso, anche se più semplicemente mi piacerebbe dare come titolo, magari da partire dalla metà del discorso, casistica, ma così in mezzo, casi mistica, tra parentesi il mi. Vabbè, andiamo avanti. Perché dico che non riesco a occuparmi centralmente di Kieslowski? Perché trovo che sia una nobilissima via sbagliata, o un bel detour forse, parlare del caso in Kieslowski, del caso per Kieslowski, e rischia di far dimenticare quel caso dei casi, che è per l'appunto non tanto la comparsa storica del cinema, quanto il caso del cinema in sé, che tra l'altro è stato trattato in modo
sublime, molto avanti, molti anni fa ormai, da Manuel de Oliveira nel bellissimo Il mio caso, Monca, dove la vita filmata veniva già trattata, come poi sarebbe diventato un vezzo a partire dalla facilità di questo gioco mediante il video. Facilità vuol dire che diventa tecnicamente addirittura fattibile a casa, come sappiamo, mentre si vede un film in DVD, volendo, cioè risottoporlo a tutta quella serie di angherie storiche che peraltro hanno fatto la storia molto divertente, appassionante del periodo del muto, quindi ritorni indietro soprattutto, no? come il famoso tuffatore che torna indietro, potrebbe essere Jean d'Asté dell'Atalante, che poi la notte finita si torna a casa e poi la notte dopo si rituffa. E in Monca c'era appunto questo riavvolgimento che tra l'altro c'era nel maestro confessato e ammirato di D'Oliveira, in Buñuel, Tristana. Non era tecnicamente un riavvolgimento, ma in maniera lunare, improvvisa, finendo questo film che apparirebbe come uno dei più riposati narrativamente, dei più convenzionalmente sublimi di Buñuel, finita l'ultima azione, l'ultima scena, la telefonata in sospeso, l'attesa dei soccorsi per l'anziano che sta morendo, e a quel punto si ricomincia, si rivede tutto il film per brevi estratti, scena per scena, cioè non è rovesciato proprio digitalmente, è semplicemente rimontato in pezzi brevissimi. È un effetto molto forte, trovo che quello sia un tipo di ragionamento preciso sul caso cinema. Allora, il caso Kieślowski e il caso di Kieślowski quanto sono particolari rispetto al caso cinema? Questa è un po' la questione dalla quale intendevo partire e dalla quale partirei. Ci sono naturalmente molti altri film, sarebbe giusto dire che non c'è nessun giudizio qualitativo da parte mia, tipo superficialità oppure inutile rovello oppure tematica affascinantemente esistenziale come in Berman, no? Però tutto molto datato e segnalato culturalmente, quasi letterariamente, e invece proporre i 2, 3, 4, 5 capolavori assoluti del noir, o anche uno solo, perché no, basterebbe segnalare veramente Détour e prendere Détour di Ulmer come punto del caso al cinema, o anche un film, che so, meno conosciuto come Framed, Il cerchio si stringe, mi sembra in italiano, di Richard Wallace con Glenn Ford e Barry Sullivan, dove tra l'altro c'è una sequenza sul caso molto precisa, molto oggettiva, invece anche questa narrativa che narra una situazione di caso e di fortuna, che è proprio verso la fine, verso nel prefinale, Glenn Ford che decide per l'ultima volta, lo ricordo a memoria senza averlo rivisto da almeno 15 anni, ma l'ho visto talmente tante volte prima e comunque la prima mi era bastata a ricordarmi questa situazione. Glenn Ford cerca di accompagnare fuori dalla città in un buon ritiro sul lago non mi ricordo l'attrice, ma non è una finta Veronica Lake, meglio di Veronica Lake, cerca di accompagnarla in un resort, in una casetta sul lago, ecco perché è venuta in mente Veronica Lake, sul lago,
Però sono senza soldi, lei si dispera, dice non ho soldi, di quanto hai bisogno? Perché lei deve pagare, ecco, credo fosse una situazione di ricatto, e lei deve pagare dei soldi per liberarsi da una situazione con la malavita. Lui non ha una lira, lui giocava anni prima. Allora sono praticamente di fronte, è comodo lo studio, alla casa a due piani dove c'è dentro la casa da gioco, lui dice aspetta un attimo, sale, prende i dadi e comincia, probabilmente dura un minuto meno la sequenza, una serie di vittorie, se l'abbiamo visto anche rovinarsi precedente, sale e vince come se fosse già deciso che quella è la sua slot machine, che va e vince, infatti vince, è una cosa totalmente assurda, eppure è risolutamente e convincente in quello spazio. Comincio a nominare lo spazio perché credo che si tratti per l'appunto di spazio, e anche in questo cerco di spostarmi rispetto alla peripezia narrativa di solito legata alle coincidenze temporali. Ora, le coincidenze sono sempre spaziali, se no non sono coincidenze. E il tipo di coincidenza più clamoroso, la cosa più legata all'idea di caso che abbia visto al cinema quest'anno, non è in un film, anche se tornerò sul film di Monty Hellman, ma è stata nei mondiali di calcio, mi pare in Germania Argentina, Germania-Argentina, il secondo gol forse, non mi ricordo come si chiama lui, Schweinsteiger, sì. Che è un giocatore fortissimo, non però prettamente brasiliano, diciamo, come tocco, cose eccetera, che improvvisamente, è vero che di fronte aveva oltre a due difensori anche due centrocampisti, anzi un attaccante centrocampista argentino, improvvisati, sì, difensori in quella situazione. Situazione che non aveva nulla di arrembaggio, Argentina, erano sotto, erano pari, e comunque la partita era ancora all'inizio del secondo tempo, se non sbaglio. E Schweinsteiger entra in campo, Schweinsteiger, poi lo vediamo, dai. Punta l'area da sinistra, e come fosse un fantasista, entra in area, supera tutti e poi fa un gol bellissimo. Allora, questa cosa mi ha allucinato, l'ho vista e rivista, e l'impressione era, faceva pensare, o una sorta di corruzione generale, per cui l'Argentina in quel momento doveva metà Argentina, in una metà del campo, nella sua area, far fare gol a questo pur grande giocatore. Perché stavano fermi. E non è che lo guardassero incantati, era così, fermi. In realtà non mi sembravano poi fermi, cioè erano anche dispiaciuti, erano ammirati e dispiaciuti di questo gol che si faceva da parte di un Panzer, invece che sembrava Romario, non so, sembrava Maradona. E poi ho capito, scherzo, non ho capito, però ho proprio avuto l'impressione che quello fosse un momento abbastanza fatale di coincidenza tra due spazi diversi in uno stesso spazio. Allora, uno spazio era la partita Germania-Argentina ancora aperta lì quel giorno, e l'altro era uno spazio risolutamente mentale, o meglio, talmente preciso, talmente fisico da risultare poi astratto, una sorta di piedistallo di terreno per una serie di giocatori che si incontravano a un'altra velocità, perché alcuni erano fermi, erano come sagome ferme, e uno giocava con queste sagome ferme. L'impressione per me è stata quella fortissima. Per questo dicevo una corruzione generale, oppure una coincidenza nello stesso terreno
di configurazioni spaziali di esso completamente diverse. Vabbè, questo ammetto che possa essere una sorta di sensazione e che sia poco precisa, però rivedetevi quel gol perché quel gol ha a che vedere col caso molto più di tutti i film di Kieślowski messi insieme, che raccontano magnificamente le peripezie del caso, ma c'è un regista arcinoto, e in realtà secondo me, non perché io ne abbia la chiave, secondo me, lo dico anzi parlando di me, secondo me è ancora largamente misterioso e sconosciuto, sopravvalutato da un certo punto di vista, sopravvalutato perché alla fine è meno sensuale, meno appassionante di altri cineasti, è semplicemente il cineasta più enigmatico che esista, ovvero Alfred Hitchcock, che in ogni suo film, ma non in ogni suo film c'è una scena che quasi tutti i suoi film sembrano, ci sono scene che sono state debitamente, non so, indebitamente analizzate, come quella di North by Northwest, molte volte, semioticamente in più sensi, plurisemioticamente oppure analiticamente, il vuoto, la paura, l'assenza, Cary Grant e appunto l'avvicinarsi della minaccia dell'aereo prima che si veda, poi prima che si senta, poi prima che si veda, alla fine questa manifestazione che sembra davvero disegnata, tanto è fatale e precisa. Era in effetti disegnata, sappiamo che Hitchcock disegnava i suoi destini molto precisamente, però senza arrivare alla, anche perché non c'era ancora, diciamo, la tecnica, se non su alcuni trasparenti, su alcune trucche, senza arrivare alla precisione di autorealizzazione, non necessariamente autoriale, ma del proprio destino, secondo l'apparente rigore e fuga dal caso del digitale, che, come sappiamo, unisce e alla fine fa implodere la differenza animazione e, diciamo, actual shooting, no? Del filmato dal vero con i corpi, eccetera. Allora, in Hitchcock questo avviene nonostante non ci sia, come sappiamo, come presumiamo di sapere storicamente, il ricorso al digitale e a questa sorta di onnipotenza. E questo lo dico perché questa onnipotenza digitale potrebbe essere, probabilmente è già, l'irruzione nel cinema di quel caso che potremmo chiamare l'improvvisazione assoluta. È la negazione dell'improvvisazione il cinema fino ad oggi, ma non fino ad oggi perché c'è stata Hollywood, c'è ancora, e ancora i film costano abbastanza. È la negazione del caso perché vuole essere negato il caso dalla maggior parte delle persone che fanno cinema, o nello stesso tempo lo spettatore e loro stessi desiderano che ci sia meno caso possibile, no? nello spettacolo cinema. In qualche modo il cinema nasce per ridurre drasticamente la quantità, la possibilità di caso e di casualità che c'era, che c'è ancora nel teatro, no? Per esempio, anzi soprattutto nel teatro, nelle performance, ovvero il poter e anzi dover inevitabilmente cambiare di sera in sera, di momento in momento, qualcosa nella realizzazione, in quello che poi si vede, si percepisce, si ascolta nel luogo dell'evento teatrale. Qualcosa cambia,
oppure se pensiamo anche se non dico più volte al giorno, che sarebbe notevole per inseguire il film, ma anche solo una volta al giorno, e sarebbe un lavoro immane, e qualcuno ci ha provato, diciamo, a volte Ronconi fa pensare a questo, sarebbe un lavoro immane, altri lo fanno con la semplificazione e quindi con l'uso semplificante da una parte del cinema stesso o del video come immagine comunque ripetibile tecnicamente, più o meno sempre, diciamo sempre, diciamo più o meno la stessa, però per portarlo al giorno prima, al primo giorno, al preconcepito, allo storyboard mentale del regista o dell'autore teatrale, si dovrebbe fare un lavoro immane di ripreparazione del set teatrale, i minimi cambiamenti anche facciali del giorno prima dovrebbero essere inchiodati da un super trucco. Alla fine, lo ripeto, questo indica chiaramente il ruolo del cinema, che è per l'appunto un ruolo semplificante, tutto sommato eternizzante, no? Un'eternità a basso voltaggio, un più o meno, diciamo, però ha questa, anche di nuovo, storicamente ha avuto questo compito, questo assicurare la possibilità di ritorno, di ritornare su questo set in qualche modo pietrificato, nonostante il muoversi delle scene, delle riprese, diciamo del racconto, di questo sovrappiù che è il racconto. Allora, perché in Hitchcock? Perché ci tengo, perché sennò potrei benissimo attaccarmi solo all'apparenza fatale del cinema hitchcockiano, soprattutto, poi quello che avviene in Hitchcock con incredibile partecipazione e perfino intenzione da parte dell'autore, è quello che accade poi abbastanza automaticamente in ogni film, ma credo che i grandi cineasti siano quelli che riescono in alcuni film, a volte in alcuni istanti, a volte in pochi secondi. Ci sono cineasti che non è che abbiano vissuto per quei pochi secondi, però senza quei due secondi non esisterebbero. Un caso esemplare, ora mi viene in mente perché è un film che ho appena visto, è il film di Sophie Coppola, e già era così in Maria Antonietta. Direi che anzi, forse sì, forse tutto il cinema di Sophie Coppola lo potremmo dare, non so se buttare o che però dare, per quei due, tre, saranno due secondi all'inizio di Marie Antoinette, dove c'è Kirsten Dunst che improvvisamente guarda in macchina come se fosse uno dei gattini di, e c'è anche un gatto, uno dei gattini di, a proposito, Denis di Vigo, sembra di vedere per la prima volta uno sguardo in macchina, è talmente casuale ma preciso nell'intercettare lo sguardo della macchina da presa, nell'oltrepassare tutta la paccottiglia, tutta la macchinazione del set, e nel realizzare per un istante quello che tutto il film non riesce a realizzare faticosamente oppure troppo banalmente, cioè il paragone con i giovani, col pre-post-punk, il dandismo contemporaneo e quello della corte di Maria Antonietta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quei due secondi valgono il film, e ne sono sempre più convinto, anche vedendo l'ultimo, ma non sono qui per fare una lista di più o meno. Così come mi ero dimenticato di segnalare il titolo Framed, che è una bella parola in sé per un noir o per qualunque film. Ogni film framed, è fatto di frame, e ogni cosa che vediamo nei film, per ora è questo che ci permette di chiamarli ancora film, è isolato dal resto dello spazio, no? Mediante una cornice, di solito questo quadrato rettangolare più o meno schiacciato,
è rimasto abbastanza incredibilmente, storicamente, il cinema, anche con i televisori, insomma, se si dice cinema si intende anche o soprattutto quella riduzione, quella precisione, ripeto, che ci si domanda perché. Se già vediamo una cosa rotonda, in qualche modo si pensa non tanto a un'eccentricità, ma che sia un'altra cosa, una performance, un video, un gioco, un videogioco. Se no, se è così, ecco, quello lì ci porta vicino alla scatola cinema. C'è peraltro invece il torno a Hitchcock, a uno dei suoi bellissimi racconti per la televisione, Alfred Hitchcock Presents, c'è quello dove la televisione stessa, infatti non si tratta di cinema, si tratta di qualcosa di più diffuso, è chiaramente figurata in una fiera di paese da un contenitore d'acqua trasparente, più o meno sferico, se ricordo bene. Questo non lo vedo davvero da molto tempo. E tutti quelli che passano, che vengono invitati dall'imbonitore a guardare, si dice che è una cosa straordinaria, e lo guardano e sono stupefatti e si allontanano un po' sconvolti, perché ognuno vede in questo vaso, vede quello che desidererebbe che avvenisse. Poi c'è un sottofondo criminale, ma è veramente uno dei momenti più stupefacenti di autoriconoscimento del ruolo dell'immagine o del nostro gioco o ruolo più o meno subalterno o comunque postumo rispetto alla postumità delle immagini stesse. In tutto questo il caso sembra scomparire, siamo rimasti al dribbling casuale, che però sembrava così necessario, e sappiamo che il caso è probabilmente l'apparire preciso dell'impossibile, dell'improbabile, del non preordinato, che però avviene per una volta, quel caso, come se lo fosse, come se fosse progettato. Allora vediamo bene che il cinema in qualche modo compie ogni istante questo gioco, cioè nel cinema tutto è sempre progettato, continuo a dire fino ad oggi, non è un vezzo, perché mi piacerebbe che stesse mutando, che fosse già mutato, no? E che quindi non funzionasse tutto questo, perché siamo già oltrepassati dall'acqua, dalla liquidità o ancora più dalla gassosità filmica, come forse è, però per convenzione diciamo di no, assumiamo ancora questa differenza che soprattutto politicamente sembra gratificarci, non so bene perché. E allora, perché in ogni momento il cinema fa quello che fa con tanta fatica, genialità, accanimento drammaturgico, il regista Kieslowski da una parte, o che fa in questo modo risolutamente fantomatico, ma non per questo meno preciso, anzi precisissimo, nitidissimo, proprio con la nitidezza dell'allucinazione, Alfred Hitchcock. Perché abbiamo questo bisogno, che è quello appunto di chi fa un film, ancora oggi, c'è un ragazzino che da una parte ci sono i modelli, le scuole, il dominio della narrazione, della drammaturgia, delle drammaturgie classiche, eccetera, eccetera. Dall'altra questo dominio non è solo ovviamente scuola, abitudine, coercizione mentale, ma è già il rimbalzo di un desiderio, dicevo prima. Quindi il desiderio, che possiamo chiamare teologico, se vogliamo, no?
come si diceva che a Hollywood tutti volevano essere re o dei, tutti, dall'ultimo truccatore al regista più grande, che però poi più grande di lui c'era il più grande, più potente di lui c'era il produttore, e quindi il produttore, chissà, pensava di avere come nome tutelare una sorta di capacità medianica di sentire che cosa, il desiderio del pubblico, quindi di nuovo si rispostava dall'altra parte, no? Non c'era mai un punto fermo, preciso. Ecco, questo non esserci un punto fermo nel gioco del desiderio cinema, che è tuttora abbastanza non inspiegabile, ma diciamo è uno stadio dello specchio talmente avanzato che lo si vede bene negli scritti più filosofici di Lacan. Il cinema arriva sempre come citazione occasionale di un film, di un titolo, di una situazione, di un gioco di parole che si prolunga nell'immagine o che ritorna poi dall'immagine. Ma è molto difficile integrare il cinema, che pure sembra fatto apposta, da una parte è molto semplice in questo. È molto più semplice invece, letteralmente, seguire i tornanti del caso nei film di Kieślowski. I tornanti del caso, l'importanza dell'accidente, dell'incidente. Ci sono stati proprio un anno fa mi divertii a contare i film presentati a Cannes. Dico Cannes perché Cannes è il luogo dove si vedono più film, tra le fiere, tra i festival, e c'erano almeno 15 film maggiori nei quali la situazione di base o scatenante o che poi diventava centrale era un incidente. No, ora mi viene, il primo che mi viene in mente, l'unico è Alain René, ma erano invece almeno, ripeto, 12-15. E erano tutti film ovviamente sul caso, perché l'incidente, anche nel film di Kieślowski, all'inizio fine, e poi in maniera precisa, visibile, nominata, ma poi ogni momento del film ambirebbe a essere con di più di riflessione, con dei giri di riflessione più estenuati, ambirebbe a essere incidente, che è quello che di solito da una cinefilia post-francese è stato chiamato flagranza, no? La flagranza di una situazione filmica, che è un termine un po' misterioso e mistico, ma che è la cosa più vicina a definire quello che accade solo in un film, perché riaccade senza essere mai davvero accaduto, perché gran parte delle cose non sono come le racconta il film, ma che sono anche esattamente, mentre le vediamo, quello che è rimasto di quello che è accaduto, è quello. Quindi invece è esattamente solo quello, l'incidente film. L'incidente film è quello che vediamo. Quindi quello che vediamo è letteralmente incidentale. E su questo costruiamo, di solito si costruiscono due grossi ordini di interpretazione e di piacere, io credo anche di ostruzione al godimento, che sono uno l'ordine figurativo, e l'altro l'ordine narrativo classico. Anche di nuovo, questi due ordini non credo che siano i più atti, i più adatti a intuire fino in fondo non il ruolo del caso nei film, di nuovo, il ruolo dei film nella flagranza del caso, no? Nel diventare più flagrante della casualità e del caso, nel diventare meno casuale della casualità stessa.
Il cinema è una macchinazione che serve a questo. Parlavo prima del teatro, tutto lo sforzo teatrale è superato dal cinema. Ora, naturalmente è troppo facile e sicuramente fallace e disonesto rimandare sul pubblico la possibilità di rendere davvero casuale il caso filmico, in pratica uscendo da questa necessaria servitù, diciamo, da questo servo arbitrio già accaduto una volta, che viene appunto ripetuto in una situazione c'è molta fantascienza che arriva ma basta pensare all'invenzione di Morella, di Bioy Casares, che vede il cinema come il cinema, la televisione, come una sorta di gabbia che nella situazione cinema è in qualche modo dichiarata, scontata e se vogliamo innocua. Ma se appena usciamo dalla sala, dal rituale che in qualche modo ci protegge, può appunto essere qualunque situazione, no? E se non è cinema, è il cinema come mito dello spettacolo totale, come mito post-wagneriano. E appunto, ma l'avrò detto anche 2 anni fa, è questa sala tutta. Tutta questa sala è cinema e fuori ancor più. Beh, il cinema io dico, non è che ci aiuta, in qualche modo ci dà la chance che storicamente prima del cinema non si è mai data. Io credo che dal punto di vista dei miti letterari, della letteratura occidentale e della letteratura comunque tout court, credo che il più vicino a questo, e secondo me inesplicabile se no come successo e come diffusione e ripetizione, sia l'Amleto. Perché si è detto spesso l'Amleto, testo imperfetto, sbilenco, che durava 7, 8, 9, 10 ore, perché, come gran parte del teatro elisabettiano, perché comunque in quel modo si colmavano nell'assenza di attenzione, si colmavano le ripetizioni, si favorivano le digressioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vedi la troupe dei teatranti, eccetera. Invece tutto questo immenso spettacolo troppo lungo, come diceva Benjamin, aveva un battito, una lunghezza d'onda brevissima, cioè era l'istante che si vedeva in Amleto. Ecco, io credo che l'istante abbiamo la chance di vederlo, di supporlo e a volte letteralmente di sentirlo solo nel cinema. Nel cinema tecnicamente avviene questo, no? Sappiamo benissimo col fotogramma. Non mi dilungherei sulla differenza digitale, che peraltro è una cosa che coinvolge anche Kieślowski, perché sul caso mi è successo in una settimana di aver potuto vedere il film più o meno da capo a fondo, con interruzioni aeroportuali, eccetera, solo da stamane, perché un DVD comprato non in Italia non funzionava nei miei due visori. Un altro si è bloccato dopo 20 minuti. Tre o quattro ne ho provati, l'ultimo ha funzionato. Fin dall'inizio era una visione programmata solo a pezzi, appunto, in buchi di viaggio. E però appunto anche un cineasta attento, rigoroso, serio, responsabile come Kieślowski si trova diciamo, dall'utensile che più ultimamente ha contribuito a una diffusione personale, all'intervento sulla propria memoria, sul proprio desiderio di vedere, rivedere anche rapidamente o troppo rapidamente. Da questo a
subito anche molti contraccolpi, magari sono particolarmente anarchico, tecnologico, incapace, però questo avviene addirittura in questo momento in cui si sta installando in tutto il mondo il digitale sempre più perfezionato, ormai nei festival si vedono spesso anche film girati in pellicola in copie digitali. Quello che avviene è esattamente quello che avveniva agli inizi del cinema, cioè è una situazione totalmente anarchica, non preordinata, legata proprio all'esattezza che però privilegia inevitabilmente anche l'esattezza della differenza hic et nunc in questo momento. È una cosa appassionante che cerco di risolvere in un attimo, ma quello che è il punto di superamento del digitale, cioè come nell'audio, la conservazione più a lungo, questo è già opinabile moltissimo e opinato, ma anche l'aver raggiunto uno standard, quindi uno ha compiuto, ha realizzato un'immagine, mettiamolo così, una serie di immagini, un film, ce l'ha col Blu-ray, ho sentito registi entusiasti del Blu-ray, finalmente i loro film assomigliavano neanche a quello che erano, a quello che loro avrebbero voluto che fossero, a come erano stati pensati. Bene, questa esattezza. Dopodiché lo stesso Blu-ray, la stessa copia digitale, la fate vedere qui, se c'è un'attrezzatura, la fate vedere a casa, spendendo magari molti soldi, chi vuole attrezzarsi, nei festival più perfezionati, da sala a sala, la stessa copia, non altre copie, lo stesso file digitale dà risultati diversissimi, a seconda della macchina. Del lettore, viene proprio, sembra di vedere poi, vedendo lavorare i manutentori di questi momenti estremi di adeguazione al volere, diciamo di normalizzazione, poi ci si trova di fronte a una situazione che ci manca solo che alla John Wayne diano un calcio alla macchina e funziona, beh, è uguale fare così al motore, esattamente un ritorno molto, molto molto cinematografico alla realtà fisica superata, ma che si ripresenta sempre come mediazione, non più come realtà fisica. La mediazione fisica è quella che procura il problema, è quella che in qualche modo procura il caso. Quel film che è stato fatto in una copia perché tutti lo vedano democraticamente uguale, verrà visto in modi totalmente diversi, a volte improvvisamente solarizzato, a volte, ma si prova anche con l'audio, perché l'audio è bello, super fedele ai fai, e poi naturalmente non lo è, e vieni a scoprire che lo sarebbe se tutto fosse perfettamente in bolla, se tu ripulissi ogni volta, queste cose che vorrebbero dire che la tua vita è dedicata a trovare il punto di equilibrio perfetto per quella riproduzione di quel CD. Cioè l'autocorrezione ancora, forse per fortuna non c'è, oppure, forse quello che il cinema, oltrepassando Kieslowski e Berman e anche Hitchcock, quello che il cinema mette in atto faticosamente è proprio questa sorta di adeguazione a un volere sconosciuto, sia di chi fa il cinema, sia di chi non lo fa, sia di qualcuno che non conosciamo. Non è per evocare proprio la macchinazione in termini tecnico, paranoico, spionistici, totalitari, ma non sappiamo, come scriveva già nei primi anni 30, fine anni 20, il grande Fondane, non sappiamo cos'è venuto a fare il sonoro, prima non sapevamo cos'era venuto a fare il cinema. Ce lo teniamo perché in un modo o nell'altro ci piace, risponde a qualcosa, però in larga parte è estraneo a quello che vorremmo. È come se è quello che ci piace, che ci assomiglia, la forma del volere, così meccanizzata, da un certo punto di vista, così impoverita, ma automatica, no? Un po'
Non so come si potrebbe pensare il farsi cinema filmato come il cinema filmato migliaia di volte in quelle immagini che sono sempre affascinanti, e lo erano di più allora, quando venivano girate, le rotative con i giornali che si preparavano, che si intravedevano, che poi uscivano. Non esiste qualcosa di simile nel film, anche se molto video, da Spike Jonze a Michael Gondry, cerca di prendere in carico proprio questo farsi disfarsi del destino, del caso, della pellicola stessa, delle storie stesse. Un po' più tecnicizzato, non è un grande cinema, oppure Nolan, da Memento in giù, lo stesso Inception, ma qualcosa che potremmo avvicinare all'attesa con cui guardavamo o guardiamo ancora, aspettando che fallisca o che venga fuori diversa da come ne avevamo visto scattando, oppure neanche avevamo guardato nel mirino una Polaroid. Ecco, il cinema tutto come una Polaroid che ancora si sta facendo. Non è probabilmente così, però forse possiamo pensare che il cinema sia questo, lo sia in ogni caso. Poi il modo, le determinazioni sono in qualche modo i film singoli, i generi, le ripetizioni. Però sempre c'è un'attesa che ci sia qualcosa di discrepante, o di discrepante, inquietante per questo, oppure ancora più inquietante, qualcosa che sia esattamente quello che volevamo vedere o che temevamo di vedere. Tra l'altro questo è, se vogliamo analizzare così da lontano Hitchcock, è il tema preciso del cinema di Hitchcock, di ogni film di Hitchcock, che diventa sempre più preciso poi nei film della maturità, è inutile citare Finestra sul cortile o Vertigo, che sono due esempi veramente estremi. Alberto, fammi una domanda per interrompere, per tornare a Kieslowski, non lo so, non vorrei, se no me la faccio da solo. Questa non è una domanda, è No. un imperativo addirittura. Io ero pronto ad andare su Oazar No. Baltasar per dire un film dove c'è Bressone l'Eleazar. è stata un'altra cosa che abbiamo pensato. Beh, ti faccio una domanda su Billy Wilder. Vai. Pensi che sarebbe stata una buona scelta fare Billy Wilder sul caso? Sì, anche se lo troverei, io amo la follia Wilder, e forse quanto il cineasta che sto nominando, però trovo che Lubitsch sarebbe stato allora più preciso ancora nel nominare e nel giocare col caso, così come c'è un altro. Ma sai, il caso, per questo dicevo, è immiserire in qualche modo Kieslowski, legarlo a questo tema del caso, immiserire oppure trovare, è quasi il suo punto debole, questo suo punto di evidenza, perché per esempio in tutte le storie di incidenti ossessivamente incontrate e narrate in Kieslowski, c'è il tentativo di trovare, non so se è esplicito, ma di fatto il tentativo di trovare una via mediana tra i due estremi del cinema, che sono anche i due estremi dell'apparire del caso nel cinema, Fritz Lang e Roberto Rossellini. Rossellini ha fatto quasi mitologicamente una sorta di propaganda per il caso, no? Per l'arrivare di qualcosa, per l'accadere di qualcosa sul set, o la porta aperta di Renoir, eccetera, la porta aperta di modo che possa sempre entrare qualcuno, qualcosa di inatteso, eccetera, eccetera, con tutto quello di retorico che c'è. In Lang sappiamo il tentativo di uccidere il caso. Lang è il regista teatrale, è il regista, no, teatrale dico, ha tutta la follia del regista teatrale applicata a una situazione dove il teatro è continuo, ma lui ne aveva una
una coscienza straordinaria e di questa sua, come dire, pulsione totalitaria che era pari a quella dei nazisti, no? Semplicemente meno oscenamente realizzata. Cioè il delirio di controllo, il voler controllare la vita dei suoi attori, lui lo racconta più volte, raccontando il suo sconcerto e poi però l'orrore che gli veniva, perché lui avrebbe voluto, anche per altri motivi, avrebbe voluto passare, finita la ripresa del giorno prima, passare anche la notte con le attrici o gli attori, cioè seguirli, cioè voleva controllarli, perché dice, domani se vanno a cena con la persona sbagliata cambieranno e io dovrò perdere tempo, cioè, lo dice più volte, e nello stesso tempo è quello che ha avuto, c'è cioè un bellissimo pezzo nell'intervista con lui fatta da Bogdanovich, quando racconta questo poi è veramente una delle cose più affascinanti dette mai sul cinema, quando racconta del suo non stupore in un'inchiesta, quando gli chiesero come mai negli ultimi, tra le personalità intervistate, non so se da Time o da chi, come mai c'erano tanti fallimenti matrimoniali in America, tanti divorzi dopo 2, 3, 5, sempre meno erano gli anni. E lui disse che ricordò, anche questo l'avrò detto due anni fa, ricordò che quando era giovane, dice, quando avevo 16 anni, mi trovavo spesso con i miei genitori e i loro amici a lunghe cene nelle quali si commentava, ma di cena in cena, si commentava uno spettacolo teatrale che essi avevano visto insieme o separati, che diventava quindi occasione di discorso, di critica, di rielaborazione sociale per una settimana, un mese. E lui diceva, io negli stessi giorni vedevo, da spettatore, cominciando un po' a interessarmi al film muto, come fare i film, i sottotitoli, vedevo 10-15 storie in un pomeriggio a volte, perché i film erano molto corti, ma 10-15 situazioni di personaggi in carne e ossa, per quanto apparentemente più astratte, eccetera. E se avessi dovuto applicare a ognuno, o anche solo a alcuni di questi, l'attenzione, la volontà di ritorno, avrei perso tutta la mia vita, tutti i giorni successivi, ogni volta che vedevo che passavo uno di questi pomeriggi al cinema a vedermi 10-20 cortometraggi. E poi arrivava appunto al punto dell'inchiesta sociologica, dice, oggi rispetto ai tempi miei, suoi, e ancora più dei miei genitori, un ragazzo e una ragazza, quando si sposano, hanno già visto le più belle donne del mondo, hanno già avuto comunque davanti diverse opzioni di bellezza, e soprattutto, questo lo aggiungo, soprattutto lo dico io perché è legato proprio al caso, hanno potuto assistere a centinaia di path, di situazioni narrative, di percorsi in cui ci sono deviazioni continue, no? Nella fiction, e quindi vivono in una possibilità, quello che loro fanno è già un'eco pallida di una cosa che viene tacciata di superficialità, ma che ha la vivezza o del technicolor o del racconto appunto del cinema, bigger than life, quindi un po' ridicolo e un po' troppo intenso. Dice, a me sembra già tanto che questi matrimoni durino un anno, so, finisce con una battuta così cinica, ma io trovo che sia che ci sia una percezione di quello che stiamo dicendo, diciamo, in qualche modo è proprio il caso casistica, che è questo che il cinema sta costituendo, non parliamone con la televisione, una sorta di archivio che ci eccede sempre di più, continuamente, e lì è un deposito di casi, è un deposito di incidenti, è un deposito di traiettorie che improvvisamente collidono. Comunque andava bene anche Billy Wilder. Dimmi. Ma che è finito? Qualcuno vuole fare delle domande? Il caso di Noam
Allora, il caso di Noa Baltasar, oltre a essere nel titolo, diciamo naturalmente, io dicevo soprattutto per quello, perché di Bresson, come sembrerebbe a leggere le sue note sul cinematografo, poi non è così, perché nelle note è molto più rosselliniano, no? È molto più sornione, minimale, sa che togliere in realtà è per enfatizzare, non appare il santo che poi è stato post ricostruito. Io trovo anzi che la grandezza di Bresson sia, la ritroviamo solo se consideriamo la sua vanità spinta, proprio la vanità è quasi frivolezza estrema. Allora, in Noa Baltasar e in tutto il suo cinema c'è questa sorta di spogliare soprattutto l'inquadratura, lasciare libera l'inquadratura nei suoi punti di forza, che sono di solito i movimenti del corpo, anche molto semplici, molto rallentati, e che di solito, come sapete, lui affida a attori che non sono ancora attori, poi spesso lo sono diventati, da Dany Wiazemski a Dominique Sanda, soprattutto alcuni attori, attrici. Diciamo che in Noa Baltasar, che sia o no il film più bello di Bresson, non importa, tutti i film di Bresson sono bellissimi. In Noa Baltasar c'è il trionfo di questo, perché non c'è, cioè il personaggio principale è Baltasar, che per noi è comunque Oazar rispetto a noi, possiamo solo proiettargli addosso quella povera cosa che è la psicologia di un animale ripensata da noi e riapplicatagli. Questo sembra perché è un animale, in effetti, di nuovo, in ogni film, anche nel film fatto dal più grande direttore di attori, quello ciò cui si assiste è proprio questo, estrarre una psicologia e rincollargliela all'attore, al personaggio. Questo in qualche modo si avvicina al hitchcockiano lavorare sulle fette di torta, o all'hollywoodiano tenere il meglio della vita mediante il montaggio, il cinema e la vita, tolte le parti noiose o le parti insopportabili, le parti pesanti. Evidentemente si direbbe che Bresson è il contrario di questo, invece Bresson lo fa in modo più cosciente, dichiarandolo quasi con una sublime ingenuità, fa questo quando dice tolgo dal muro questo, fa questo, e poi una volta spogliato diventa anche però la possibilità di proiettare invece dei macro segni in questo bianco, in questo vuoto che ha creato. E lì è la grandezza di Bresson, perché la gran parte del cinema di Bresson è letteralmente invisibile. Non sto a fare graduatoria tra Bresson che è invisibile e Hitchcock che è visibile. Di sicuro Hitchcock è il produttore di cose visibili che fa più spesso sentire il brivido, il terrore, la paura, anche il piacere di non aver visto quello che invece c'era e c'è, di essere sempre rimasti un po' ciechi, diciamo. Mentre in Bresson tutto questo viene, è un'operazione compiuta dall'autore, compiuta dal regista, compiuta dall'artista, quindi in qualche modo anche vertiginosa, ma più semplice, diciamo così. Ci sono altri? Prego. Lasciare andare il film un po' per i fatti suoi, diciamo, vedere quello che succedeva.
No, io ci... sì. No, io ho citato diversi autori a partire da Rossellini, voglio dire, soprattutto Rossellini, che tra l'altro è uno dei maestri, anzi il primo maestro di Fellini. E sono d'accordo anche su Fellini, ma è molto facile vedere la contraddizione di questo atteggiamento, nel senso che Fellini era uno che prevedeva anche banalmente, nel senso che chi non lo immagina, ma di solito uno aderisce poi alla semplicità produttiva. Fellini gioca il suo stardom, il suo nome, sempre di più, non sempre di meno, sul fatto di potersi lasciare un film aperto fino alla fine, fino a dopo la fine, fino a dopo aver girato. Volendo, per come lui girava con i famosi numeri senza parole, praticamente girava un film muto, con le musiche, cose, ma muto, come era muto il cinema muto, che pure aveva un sacco di suono sul set, e per avere la chance fino all'ipotetico ultimo momento produttivo, possibile, l'ultimo intervento, c'era sempre questa possibilità, con questo accorgimento genialissimo dello scarto rispetto al presente della ripresa. Ovvio che Fellini perde moltissimo non accettando la flagranza del set, prende solo la flagranza visiva e per prenderla meglio azzera il suono, quello che è stato fatto storicamente poi sempre dal cinema italiano praticamente fino quasi a oggi, ma non è quello il punto della flagranza e dell'improvvisazione, anzi quello che il cinema documenta, ci terrei a questo, quello che il cinema documenta è proprio la casistica, perché ha un senso e una direzionalità precisa, un'eccitazione, il corpo, eccetera. Però, diciamo, anche questo cinema, consideratelo come volete, ha dei momenti di incanto che non dipendono assolutamente da regista, attori, oppure dipendono da tutte queste cose, però per la costellazione di quel momento. Tu lo vedi e resti a bocca aperta, vedi un film che è stato stroncato, anche i filmacci, è brutto, forse è bruttissimo, ora non parlo di porno, parlo del più banale dei melò, che tu pensavi che fosse come tutti i melò più banali, e lo è, nel senso che ha dei momenti illuminanti, rarissimi. Il cinema è pieno di questo. Non c'è bisogno di Fellini, anzi, in Fellini direi, come in Basson, come in quasi tutti gli attori, è troppo teso a questo. Cioè il racconto più preciso del caso in una grande produzione con un grande autore, del rapporto col caso del cinema, è probabilmente anche questa, è impossibile non raccontarla sempre, almeno quante volte è stata girata quella scena. Credo, alcuni dicono 40, altri 70. Una brevissima inquadratura di, scusate se lo sapete già, anzi lo sapete di sicuro, una brevissima inquadratura di Shining, fatta da Kubrick con Nicholson esasperato di mezz'ora in mezz'ora, tutto un pomeriggio sul set. Costosissimo quel pomeriggio perché la produzione era già oltre i termini e Hitchcock, Kubrick si incaponiva nel chiedere che cosa. È quello che si chiede a un certo punto Nicholson, che lo prende per il bavero e gli dice: mi dici che cosa vuoi, perché continui a non dirmi che cosa voglio esattamente, che cosa devo fare, tu me lo dici o te lo faccio. E alla fine viene fuori che Hitchcock quello che vuole, quello che vorrebbe, quello che avrebbe voluto sarebbe uno sguardo che Nicholson ha fatto la sera prima in macchina mentre andavano lui, Kubrick, e credo non Shelley Duvall, una collaboratrice, forse un aiuto costumista, a cena. E poi la rivista un attimo a cena, questo sguardo di Nicholson. Allora lui cercava di averlo come era stato lì, cioè non preordinato, cioè non richiesto, cioè non ripetuto. Allora, è molto semplice la situazione, ma anche c'è qui tutta la vertigine della situazione cinema, della flagranza e del caso. Allora lì la produzione di un film, diciamo in quel momento c'era il mito del cinema occidentale Stanley Kubrick, dell'autore che sa quello che vuole, anche misteriosamente, da guru, ma che lo sa.
l'attore in quel momento reputato uno dei due o tre massimi attori al mondo, Jack Nicholson, la Warner già preoccupata per l'abbondare di riprese e l'eccedersi, e tutto questo set, tutta questa macchina è ferma a veder ripetere. Era una cosa dove lui non parlava, faceva solo così, uno sguardo. Credo che ci sia nel montaggio, sarebbe bello ritrovarlo, ormai che possiamo dire qualunque cosa. E, è tutta bloccata in attesa di cosa? Semplicemente del, lo vogliamo chiamare evento? Assomiglia un po' alle Venemansiel di Deleuze Guattari, ma un po', perché lì è già codificato in qualche modo come irruzione. E invece è l'irruzione di qualcosa che non può rirrompere. L'evento è perso. Ci sediamo lì davanti al fiume a aspettare che ripassi l'evento. Di nuovo, forse sono un po' schematico nel ridire sempre che poi tutto, ecco, però il cinema tutto è, e in Hitchcock è questo che percepiamo a lampi e che ci spaventa e ci fa restare in sospesi, in suspense, il fatto che sembra che abbiamo sempre atteso quell'immagine lì e che la stiamo ancora attendendo mentre la vediamo. Ci sono altre domande? Non ho capito il titolo. Match Point. Ah, Match Point. Mi sembra un po' casuale, è non abbastanza, insomma. È uno dei suoi film ultimi più placidamente appassionanti. E non sono riuscito a appassionarmi quanto avrei voluto, perché mi ricordo che in quel periodo avevo appena visto, erano le stesse settimane, avevo appena visto e poi rivisto The New World di Malick, che non c'entra nulla, ma se non col rapporto con la Nouvelle Vague, quello c'entra un po'. E, insomma, non, ma io trovo in generale poco appassionanti i film sul caso, sulle interazioni, perché in ogni caso sono la situazione che stiamo vedendo indebolita, forzatamente indebolita, perché se no, se ce ne accorgessimo che è così debole, smetteremo di vedere il film. Quindi deve in parte alludere alla situazione che stiamo vivendo, ma dall'altra parte rassicurarci e dire state vedendo un film, un intreccio appassionante dove non sai qual è la storia vera che sta svolgendo, diciamo l'obbligo di giocare col codice al massimo e di nasconderlo. In questo senso trovo molto appassionante, e non a caso è arrivata a un regista secondo me modesto però interessante, che non mi piace quasi per niente, cioè Nolan, Inception, che è, diciamo, il tentativo di riproporre la situazione dei Nightmare Detective di Tsukamoto Shinja, che sono invece dei giochi geniali e sfrenati di reintervento su una situazione che sembra ancora un po' fluida rispetto al vivere, no? Anche fotograficamente. Il sogno, che è sempre un po' ricordato, comunque anche in un film, tanto è vero che appena poi filmi tutto diventa sogno. La storia dei tentativi di marcare la differenza sogno-realtà al cinema è una storia di fallimenti risibili, eppure è grandiosa, perché è proprio la storia del rendere al cinema la casualità che mentre si fa registra, ma la cancella da noi. Lui la registra, il cinema, tutto l'insieme di casualità, di costellazioni, di momenti, di destini. A volte se pensiamo a un film qualunque di cui sappiamo anche solo una cosa, oppure siamo stati sul set noi, o sul set noi 20 anni dopo, e se pensiamo che quel set intanto si è complicato per il nostro passaggio, ci sono cose che tolgono il fiato, oppure per il fatto che siamo sicuramente inclusi come ripensanti di questo, di quello che si incrosta e si attacca a un set, si impiglia.
Ti volevo chiedere una cosa: cosa pensi del cinema di quei registi che vogliono creare dei momenti in qualche modo eccezionali, irripetibili all'interno del film? Penso un Herzog, ad esempio, Fitzcarraldo, forse anche Stone, che va a trovare Arafat. Cioè, cosa, come lo vedi? Stone che va a trovare Arafat mi sembra divertente, ma insomma è una specie di tentativo giornalistico preordinato, che serve a mettere in gioco quasi comicamente uno scontro, un incontro di personalità molto VIP. Non so, mi ha fatto questa impressione. Non riesco. È vero che c'è una mostruosità interessante. E in Herzog è proprio quello che ho raccontato di Shining, è tutto Herzog. Cioè Herzog è così dall'inizio alla fine, nel senso che secondo me non troverà mai la cosa che ha visto, quella che intravede, quella che desidera. Il suo cinema visualmente non si raggiunge mai. E questa è la sua grandezza poi, perché hai comunque l'intensità dell'insoddisfazione fortissima, mentre che so, in Wenders hai sempre questa autosoddisfazione del fatto che lui gira bene, sembra forte, è uno al quale riesce, si vede che ha un incanto casuale, è una specie di conduttore di qualcos'altro. Vede bene, produce immagini, virgolette, belle, proprio anche nel senso oleografico del termine. E Herzog no, Herzog c'è una fatica, anche quando va nei set più impervi, improvvisamente quando lui li filma diventano quasi normalizzati, quasi devi ricostruirti tutta la situazione mentale, e questo avviene grazie alla sua non incapacità, al suo però scontrarsi con tutto l'ambiente, col set. Per esempio è stato affascinante ritrovare nel suo remake nella sua, diciamo, deviazione di Bad Lieutenant, trovare proprio l'opposto di Ferrara, anche se sono tutti e due film estremi, nel senso che lui si protegge la forza del personaggio con questa sorta di corpetto, lo fa con una debolezza, lo corazza e ne fa di nuovo un Kinski di Aguirre, in qualche modo, no? Quindi davvero si protegge per avere più flagranza, più mostruosità, e questo è, sto per dire, bellissimo. È bellissimo ed è il limite di Herzog, ma è il limite di nuovo. Questo è un altro modo di ridirlo, avremmo potuto parlare anche solo di Herzog. Cioè, non c'è film di Herzog che non sembri documentario, che non lo sia. Abbiamo visto, quando è uscito il suo film su Kinski, quanto i film con i personaggi di Kinski siano stati in realtà una potentissima fiction mimetica sulla loro storia, sui loro rapporti. In questo modo acquistano, visti così, si sente molto di più quello che lui ha fatto. Ma lui lo fa anche quando filma il Grizzly Man. Ovvero lo fa con tanta intensità, con tanta disperazione di non riuscirci, che non riesce, e grazie a questo fa altro. Cioè, Herzog, come tutti i grandi che riescono a filmare davvero vertiginosamente, come se non ci fossero, falso. Penso a un genio come Fred Wiseman. Tutti questi negano a priori la differenza documento-fiction. Ma la negano non perché non ci credono, anzi spesso sono orgogliosi di non fare fiction, ma loro si sgretolano, si tolgono il terreno sotto i piedi e i loro film diventano davvero, in questo senso, puro cinema. Puro cinema perché c'è il caso che ci sembra essere tale perché non c'è intervento evidente di montaggio, di trucco filmico, quindi sembra aperto rossellinianamente al caso, e invece è indirizzato fin dall'inizio a cercare di captare quel caso, quel momento nudo, appunto parlavo sia pure all'interno di un film di fiction, quello di cui dicevo prima, citando quella situazione di Shining. C'è ancora forse qualche minuto? C'è una domanda? C'è qualcun altro? Ti posso? Prego.
Non ho capito. Non si sente. Ma il film di Bellocchio era molto bello, per esempio. Ma se quello del concorso, delle sezioni, non so. Io, pur non amando il modo in cui ho fatto il festival, quest'anno l'ho trovato della gestione Müller, quello che casualmente o meno era più intriso di momenti di cinema. E tra l'altro tra i più belli c'erano anche alcune cose del film di Martone, che è un film italiano, che sono proprio le cose che hanno a che vedere con la mancanza di precisazione, con la mancanza di identità e, se vogliamo, col rifluire in una anche del narrato, anche del drammaturgico, in una sorta di indefinitezza, pluralità. Nel suo film, cioè, lo vedrete, poi c'è questa cosa semplice che c'era anche in molti film di genere, in bio movies, che è quella dell'avere un paio di attori per lo stesso personaggio, il bambino per esempio e poi da grande, ma qui ce ne sono due o tre nell'arco di 25 anni e questo a volte invece si salta per vicissitudini produttive, il film era molto più lungo quindi ha tagliato, allora vedi lo stesso personaggio a 25 anni che sono la contessa di Belgioioso e poi ha, non so, Anna Buonaiuto alla fine sembra di un secolo dopo, sembra un personaggio di oggi ed è abbastanza straordinario come effetto. Credo che sia risultato solo disorientante in un film che poi sembrava più tradizionale, quasi televisivo, come non come sciatteria, ma come lasciare andare il tempo. Ma anche qui l'ultima ora, che è pura incertezza di persone che vagano, forse garibaldini, forse disertori, cosa è bellissima. Non lo so, il più o il meno non lo so. Ripeto, a me la Coppola piace pochissimo. Però so che mi piace poco perché mi viene in mente stupidamente il fatto che è figlia di uno dei registi più straordinari della storia del cinema, che non ha bisogno di saper girare, perché Coppola non è un grande, secondo me, sul set. Però è un regista di una tale ambizione, di una tale forza, visionario anche se non riesce a fare un'immagine, forse quella che vorrebbe fare. Lei è bravissima, attentissima, tutta la biblioteca hollywoodiana è quella delle grandi fotografie di metà arte contemporanea in testa, ma sì, non mi arriva molta intensità, ma non è per dire quello era meno di io, più di l'intensità poi è difficile. Per me è molto legata, personalmente è legata proprio a quello di cui parliamo stasera, o di cui sto parlando stasera, ovvero c'è una scena nel film di Monty Hellman in cui viene detto in maniera molto schematica, proprio una scena da sceneggiatura, il regista dice, dopo aver incontrato la ragazza, che è, lui dice, è il personaggio, e poi in qualche modo chi vedrà il film, l'ha visto, lo sa, lo è davvero, solo che anche un terzo personaggio, quello che fa il film con lui, insomma, e lui dice, il segreto di un buon film è, i primi tre sono il primo casting, il secondo il casting, il terzo il casting, e gli altri ora non me li ricordo. Il casting, quindi la scelta del corpo, ma non è solo questo, il casting è anche la scelta di un ambiente, la scelta di elementi di set. Allora, il casting perché? Perché il casting è il punto in cui questa eventuale casualità dovrebbe dissolversi, no? Nel riconoscersi la coincidenza con un... È come avere uno storyboard già fatto che diventa invece... È lei lo storyboard, l'immagine che volevi, lei o lui o la cosa. E poi però, mentre ce l'hai,
ce l'hai in più modi, quindi già ti sfugge perché diventa oggetto di cinema e basta, è il cinema che dipende da come la filma il cinema, non da come la filma il fotografo, ma da come il cinema ce la riprodurrà, ce la riproporrà ripetuta senza che noi la vediamo, perché non li vediamo i fotogrammi. Ecco, questo era... No, niente, cioè, a Venezia vedendo i film principali in gara e fuori, ecco, queste sono cose che vengono fuori in maniera forte e appassionante, non boh, chi vince, chi perde, se il cinema italiano è bello brutto, se ha ragione Tarantino, anche qui si parla per mesi di Tarantino che starnuta sul cinema italiano e poi magari esce un film stupefacente, sì, fatto forse da un bamboccione ignorante, mettiamo pure che sia un bamboccione ignorante, poi scopri che scrive divinamente, perché se senti i dialoghi è così, e se invece non hai bisogno di sentire i dialoghi vedi che la prima situazione è uno dei film che ti dice quasi tutto della paura e del nazismo, della paura del nazismo, della paura di opporsi al nazismo. In quella scena c'è più serietà e intensità che nella maggior parte dei film fatti sull'argomento. Ecco, questo viene lasciato via, va via con i film, resta tutta questa... Ma no, io credo che non resti comunque. Basterebbe non dargli nessun peso. Una breve introduzione a che stiamo vedendo. Cosa state vedendo? Non è male. Ah, voi lo stavate già vedendo. Ora mi accorgo che è bellissimo. Vabbè, buona visione. No, ti volevo estorcere però una cosa. No, fai quanto vuoi. Posso estorcere una... Se n'è andato una persona, un carissimo amico mio, Corso Salagna recentemente, un altro regista random molto... Posso estorcerti un... Qualche parola su lui? O no? Sì, voglio essere serio e trovare un punto di connessione, che c'è fortissimo. Corso Salani occasionalmente faceva anche l'attore per trovare un po' di soldi per i film, come faceva un po' Orson Welles. Il suo cinema però non era wellesiano, anche se era truccato quasi quanto quello di Welles. Ecco, il suo cinema è tutto di finti riconoscimenti, non c'è un personaggio che sia quello che si dice, non c'è mai la sicurezza che sia un'attrice o una persona presa dalla strada o un'attrice presa dalla strada, perché ci sono un sacco di attrici e attori sulla strada. Quindi ecco, lui era straordinario in questo, faceva serenamente, con molta dolcezza, con molta dinoccolosità, con molta... quasi ossellianamente, faceva un cinema molto invece complicato, molto dove i personaggi poi si sfarinavano, se li andavi a vedere, a inseguire. E questo mi piace molto. Cioè, di nuovo, non le peripezie, ma a me piacciono le peripezie. Cioè, uno dei miei film favoriti di sempre sono due, Scaramouche e le avventure di... Richard Wallace, sì. Fairbanks, Sinbad the Mariner. Ecco, questi due film sono tra i film che ho amato di più e che continuo a amare di più, che sono pura peripezia, però sono peripezia che poi diventa colore, maschera, cioè, per me è più complicato da questo punto di vista Scaramouche di qualunque Bergman è grande perché è semplice, è kubrickiano nei primi piani, gli sguardi, questi sguardi che non sai bene chi guardino, da dove vengono, questa è la sua grandezza, cioè il suo grado zero, quando sembra Griffith, poi quello che racconta. Ecco, Bergman è un grandissimo cineasta, secondo me per caso, non è vero, perché l'accanimento di Bergman c'è, solo il suo accanimento è drammaturgico, autobiografico, questo groviglio di cose. Nell'accanirsi, questo di per sé garantisce una certa intensità, questa insoddisfazione, nell'accanirsi, poi se vediamo i suoi film muti o a pezzi, i suoi volti sono i più intensi della storia del cinema. C'è sempre qualcosa di terribile, di... Bene, io direi, sono le 10:20, cosa dite?